Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,36%. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 16.084,69 punti. Tokyo amplia la performance positiva dell'1,50% e chiude a 32.791,8 punti. Shenzhen lievita dello 0,82% e archivia la seduta a 9.632,6 punti. Piazza Affari non si sposta dai valori della sessione precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato più 0,07%, piccola perdita per Londra, che scambia con un meno 0,23%, resta vicino alla parità Parigi, più 0,19%. In luce sul listino milanese il comparto media, con un più 0,50% sul precedente. Modesto recupero sui valori precedenti per Mondadori, che passa di mano in progresso dell'1,22%. Si attende domani dal Regno Unito la diffusione del tasso di disoccupazione e delle richieste del sussidio di disoccupazione. In Germania sempre domani i mercati sono in attesa dell'indice ZEF. I mercati sono in attesa dei prezzi al consumo degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.